Leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 15, 20 e 21. Voi uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Il Cristo, che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Gesù nascosto a questo mondo. Il mondo non rivedrà mai più Gesù venire sulla terra con umiltà, portatore della grazia di Dio. La perfezione del suo carattere, quando era presente fra gli uomini, aveva brillato come il sole, illuminando il mondo con la sua luce divina. Si sarebbe potuto pensare che, di fronte a tanta grazia perfetta, il mondo non sarebbe rimasto indifferente, che avrebbe trovato in lui qualcosa di attraente. Sappiamo invece quello che ha fatto. L'uomo ha preparato a colpi di scure e martello un grossolano patibolo e ve l'ha inchiodato come il peggiore dei criminali, lui che era amore, giustizia, santità. Poi si è messo a costruire il piedistallo magnifico, ma instabile, del progresso tecnologico, della politica, della religione umana, tutto senza Dio. L'asservimento dell'uomo a Satana è oggi più evidente che mai. L'uomo è per natura nemico di Dio. Ma Dio, che ha elevato il suo figlio e l'ha fatto sedere alla sua destra nel cielo, precipiterà questa umanità incredula, corrotta e violenta, giù dal suo piedistallo. Come viene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Salmo 73, versetto 20. Il mondo rivedrà Cristo non più come Salvatore, ma come giudice. E dal momento in cui i riscattati saranno rapiti presso il loro Salvatore fino al giudizio finale, su questa terra cadranno i castighi descritti nel libro dell'Apocalisse. Ma solo Dio sa quando queste cose avverranno, come scritto in Matteo capitolo 24, versetto 36. Che cosa rimarrà per chi non avrà creduto? Nulla, se non i tormenti eterni. Riflettiamo su queste cose e che il Signore ci benedica.